Mia cara Belle, tu sei così in anticipo sui tempi. Questo è un piccolo villaggio. Sei la cosa più bella che abbia mai visto. Nessuno ti merita. Anche le menti sono piccole. Ma piccolo vuol dire anche sicuro. Sono qui per mio padre. È un ladro. Venga alla luce. Scapperò, te lo prometto. No! Guarda, una ragazza. Chi ha parlato? È là! Ma lei parla! Beh, certo, non sa fare altro. Che piacere fare la sua conoscenza. Vuole vedere un trucchetto? E quando cade l'ultimo petalo, che succede? Il padrone rimarrà una bestia per sempre. E noi diventeremo antiquariato. Che le ho fatto? Niente. Vada via da qui! Via! Deve aiutarmi. Deve alzarsi. Se la ragazza è con lei, che spezzerà l'incantesimo, lei dovrà imparare ad amare. Davvero ha letto tutti questi libri? No, alcuni sono in greco. Uccidiamo la bestia! Ciao ragazzi, oggi vi parlo del padre dei film d'animazione. Walt Disney, proprio lui. E in particolare vi voglio svelare alcune curiosità e leggende metropolitane su di lui che negli anni si sono diffuse. Si dice che il papà di Topolino abbia dichiarato che avrebbe lasciato il suo enorme patrimonio al primo uomo al mondo che fosse rimasto incinto. Sì, non ci crederete, ma c'è questo mito. In realtà il testamento di Walt lascerebbe il 45% della sua eredità alla moglie e alle figlie, il 45% alla Disney Foundation e il 10% da dividere tra sorella e nipoti. Poi pare che a Disneyland negli anni 50 poteva capitare che i visitatori del parco potessero imbattersi in Walt Disney mentre faceva dei lavoretti, come offrire passeggini agli ospiti, suonare il clacson in un'auto in Main Street USA o pilotare il Mark Twain. Dopo più di 40 anni dalla morte non è stato ancora prodotto nessun film sulla sua vita, solo dei documentari. Sappiamo che l'unico ad averlo interpretato è Tom Hanks in Saving Mr. Banks, che però parla più che altro della creazione di Mary Poppins e della sua autrice, P.L. Travers. Comunque ad Hollywood stanno pensando ad un biopic su Disney, quindi magari forse non manca ancora tantissimo per averne uno. Si dice che Disney sia stato un satanista. Questa voce prese piede perché Blanche Barton, leader della Chiesa di Satana di Anton LaVey, lo menzionò nella dedica presente nel libro La Chiesa di Satana del 1990. Inoltre c'è la credenza che Disney abbia nascosto immagini sessuali e occulte nelle sue opere cinematografiche. Comunque non ci sono prove concrete che Walt abbia partecipato a qualche attività occulta o abbia avuto dei legami con la Chiesa di Satana. Si mormora che nell'appartamento segreto sopra la stazione dei pompieri in Main Street USA a Disneyland, dove spesso soggiornava Walt Disney, vaghi il suo fantasma. In realtà la luce che si vede dalla finestra è lasciata accesa in memoria di Mickey Mouse, direttore d'orchestra, e viene spenta quando nel parco c'è la famiglia di Walt, in segno di rispetto. E chiudo con la più grande leggenda metropolitana su Walt Disney, quella secondo cui il suo corpo sarebbe stato ibernato e ora sarebbe conservato sotto l'attrazione di Pirati dei Caraibi a Disneyland. In realtà Walt è stato cremato e le sue ceneri sono state sparse nel cimitero Forest Lawn Memorial Park a Glendale. Sapevate queste leggende? Fatemi sapere che ne pensate nei commenti qui sotto e se volete approfondire, nella descrizione al video c'è l'articolo completo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!